Zino! Zino Mini! Zino Mini! Zino Mini! Ragazzi, avete visto Zino Mini? Zino Mini! Zino Mini! Zino Mini non c'è. Zino Mini non mi risponde. Ma Zino Mini esiste. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, come avrete capito, oggi parliamo di Apsan Zino Mini Pro, questo piccolo drone di casa Apsan che ha avuto un avvio veramente infelice durante la sua presentazione. Come sapete è successo il patatrac mentre stava atterrando dopo che le batterie si erano scaricate. Ma quello di cui vogliamo parlare oggi non è questo, è proprio il fatto che questo Apsan Zino attualmente non è ancora stato ricevuto da nessuno. Siamo già ormai alla fine di giugno e nessun drone è stato mai consegnato. Tuttora non si sa quando vengano consegnati, si parla di inizio luglio, però mi sembra la stessa situazione vissuta con la 00 Robotics, questo marchio che aveva in lancio il V-Copter e in tanti l'abbiamo prenotato. Poi dopo svariate email in cui veniva sempre rinviato al mese dopo l'invio del prodotto, alla fine ovviamente tutti abbiamo disdetto, infatti il prodotto non è mai stato inviato a nessuno. E qua speriamo che non accada la stessa cosa, perché attualmente, come ho detto, nessuno ha ancora ricevuto questo Apsan Zino Mini Pro e soprattutto sembra che ci sia anche un problema nel recuperare i chip per produrre il drone, quindi non so se tutto questo è vero, se non è vero, se invece solo sono scuse che Apsan sta tirando fuori, perché comunque questo prodotto arriverà magari tra 5 mesi, tra 6 mesi, non lo so. Sta di fatto che se vuoi fare un drone per competere con DJI devi avere i chip da mettere sul drone, non puoi lanciare, pubblicizzare un drone e poi dire ah no, cavoli, aspetta, non abbiamo i chip da montare perché l'azienda che ce li fornisce non ce li sta fornendo. Se mai tutto questo fosse vero, è una scusa che comunque non va bene, perché comunque DJI i suoi droni tuttora li produce, li lancia. La carenza di chip perché DJI non ce l'ha? Perché DJI riesce sempre a lanciare i prodotti quando li vuole lanciare? E parliamo di numeri incredibili, perché DJI non produce un numero limitato di droni, produce droni che vengono venduti in tutto il mondo in quantità veramente esagerata. Quindi perché Apsan non riesce ad avere i chip da mettere sui suoi droni? Quindi è tutta una cosa che è un po' inspiegabile, soprattutto per il fatto che se vuoi lanciare un prodotto e lo pubblicizzi devi avere anche il materiale per produrlo, è quello che Apsan invece sta dicendo di non avere. Quindi boh, non lo so. E una cosa che ragazzi ci tenevo a sottolineare, e uno dei motivi per cui ho fatto anche questo video, è il fatto che se l'avete preordinato, come poi ho fatto io, che l'abbiate preordinato da Banggood, che l'abbiate preordinato dal sito Apsan ufficiale o da dove vogliate averlo preordinato e avete pagato con PayPal, giustamente, mi raccomando, tenete a mente il fatto che avete 180 giorni per disdire il prodotto. Oltre i 180 giorni da quando è stato effettuato il pagamento non viene risarcito niente con PayPal, perché sono passati 6 mesi. Quindi mi raccomando, tenete d'occhio la data con cui avete fatto il pagamento del preordine, perché altrimenti con lo scadere dei 180 giorni, ciao ciao, quello che avete speso e neanche PayPal ve li ridà più. Quindi è una cosa da tenere bene a mente. Speriamo che Apsan non stia giocando dentro a questa cosa nel fatto di fare preordini e via dicendo, perché tanto poi alla fine tutto il malloppo se lo tiene e ciao ciao. Quindi speriamo bene che non sia così, spero che siano solo mie idee e spero di essere smentito, spero che arrivi questo drone che abbia delle caratteristiche pazzesche, però stiamo attenti a non far passare questi 180 giorni. Quindi ragazzi, questo era solo un video un po' di sfogo, un po' di delusione, perché comunque che il drone avesse caratteristiche incredibili realmente ero diffidente e lo sono tuttora sul fatto che le metta realmente in pratica, però pensavo che almeno il drone arrivasse a chi l'ha ordinato.
Invece qua il drone non si vede, le caratteristiche quindi sono ancora più in sospeso, con un bel punto di domanda ancora più grosso di quello di prima, secondo me. Quindi boh, staremo a vedere. Scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate di tutto questo, di quello che gira intorno a questo Apsan Zino Pro Mini, di tutto quello che è la caratteristica, a quello che è successo durante la presentazione, a tutto quello che sta dicendo adesso Apsan sul fatto di non avere i chip, sul fatto che forse arriva a luglio, sul fatto che scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate. E se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, voli in FPV, stampe 3D. Sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao! Zino Mini! Zino Mini! Yeah.